visto questo interessante video di Scott Miller, intervistato dal figlio di Irving Yalom, a cui viene chiesto che cosa separa i terapeuti più efficaci da quelli meno efficaci. Tema che ho già sentito trattare decine di volte da Miller, l'ho visto anche dal vivo quando sono stato alla Brief Therapy Conference del 2018, ma è sempre molto interessante sentire Miller parlare. In questo video in particolare lui dice che ciò che separa i terapeuti più efficaci dai terapeuti meno efficaci è quello che i primi fanno prima e dopo le sedute di psicoterapia, che sostanzialmente fanno pratica di quella pratica. Questo l'ho già detto in altri video, ne parlo anche nel workshop che ho aperto al pubblico e che tengo verso febbraio di ogni altro sui Feedback Informed Treatment. Se siete interessati potete andare su istitutoicnos.it nella sezione formazione. Ma è interessante il modo in cui l'ha declinato in questa occasione Miller. Sostanzialmente, che cosa fanno i terapeuti più efficaci? Di base fanno più pratica, che si può esplicare in tanti modi. Un modo definito da Miller in questa occasione, un po' vago, però utile quantomeno per darci la direzione, è che lui dice: leggono, pensano e riflettono, e lo fanno, dice, 40 volte di più a livello di tempo dei terapeuti meno efficaci. Questa è una cosa interessante, perché tutti tenderemmo a dire: ah, anche io leggo, anche io penso su come fare le cose, anche io rifletto, però c'è da dire che ci sono almeno due cose da considerare. Uno è farlo in una maniera sistematizzata, non solo sistematica, ma sistematizzata, cioè che trasformi poi questo in un qualcosa di attivo, tra poco lo vediamo un pochino meglio, in un qualcosa che sia fatto anche con un obiettivo, andando a lavorare su certe cose specifiche. L'altro è farlo con un concetto che non sia semplicemente di assegnazione del tempo libero a quella cosa, perché dire lo faccio nel tempo libero vuol dire lo faccio quando ho tempo, quando mi si libera del tempo da altro. Ma se tu ci pensi, quando è che fai colazione, pranzo o cena? Quando è che vai a pagare le bollette? Quando è che vai a fare la spesa? Quando è che fai tutta una serie di cose che vanno fatte? Non le fai nel tempo libero, dai degli spazi precisi in cui le fai. Magari alcuni spazi sono sempre quelli, l'ora del pranzo, colazione della cena magari è sempre quella, in altri sono spazi che dedichi di volta in volta, quando andare a fare spesa, quando andare a pagare le bollette, però non le fai nel tempo libero, nel senso non aspetti di avere del tempo libero e dire: toh, oggi, ora ho del tempo libero, vado a leggere, a studiare. No, gli devi assegnare un tempo specifico. Il tempo libero dovrebbe essere qualcosa che ti rimane, non qualcosa che tu assegni a. E per fare più pratica invece gli devi assegnare proprio del tempo specifico. Quindi anche per metterti a leggere, pensare e riflettere, gli devi assegnare del tempo specifico. Ma ci sono diverse cose che puoi fare. Due che indica Scott Miller che sono più critiche nel permetterti di migliorare. Quindi non è leggere di tutto, pensare e riflettere di tutto, e più in generale praticare di tutto. Due cose che fanno i terapeuti più efficaci sono innanzitutto uno, lavorare di più sulle basi. Sulle basi che cosa significa? Beh, visto che è stato dimostrato ampiamente che i terapeuti più efficaci sono anche quelli che lo sono perché tendenzialmente hanno una migliore alleanza terapeutica con il proprio cliente, riescono a sviluppare con i propri clienti una migliore alleanza terapeutica. Il lavoro sulle basi che puoi fare prima ancora di un lavoro sul modello, sul dare le prescrizioni, eccetera, è un lavoro sull'empatia, sull'essere un buon ascoltatore, sull'essere più collaborativo e creare più collaborazione con il cliente. Queste sono proprio le basi. Miller dice una cosa interessante: l'empatia non è qualcosa che tu fai, è qualcosa che viene percepita dal tuo cliente, percepisce che c'è una sintonia. Essere un buon ascoltatore è qualcosa che tu, che la persona percepisce, che tu la stai ascoltando, ma non è qualcosa che fai, è qualcosa che hai praticato e che poi riesci a fare. Essere più collaborativo anche lì è qualcosa che sente la persona. Però tu su queste cose ci puoi lavorare per essere più empatico.
puoi lavorare per essere, trasmettere l'idea e essere prima di tutto un buon ascoltatore. E è importante anche questo, il trasmettere l'idea. Ricordo una volta un cliente mi disse: Flavio, mi piacerebbe se tu fossi meno serio, perché alle volte dai questa idea di essere troppo serio. Perché effettivamente con lui in quella seduta io stavo così, guardavo forse un po' arcigno, e io in realtà stavo ascoltando molto, ero molto attento, interessato, cercavo di capire alcune cose complesse che mi diceva, ma quello che gli ho trasmesso non è stato questo. Questo quindi essere. Lavorare sulle basi, essere più empatico, trasmettere più empatia, trasmettere più senso d'ascolto, riuscire a creare più collaborazione è fondamentale perché le persone sono diverse, quindi noi dobbiamo aggiustare i nostri metodi, ma queste caratteristiche, empatia, eccetera, sono abbastanza utili a gestire queste differenze. Poi naturalmente c'è tutto il resto, quando si cita la famosa ricerca di Lambert in cui la tecnica incide solo per un 15% sulla varianza della psicoterapia, per Walpole addirittura un 1%, non vuol dire che ne dobbiamo fare a meno, che ne possiamo fare a meno, assolutamente, è ciò che differenzia una psicoterapia, quell'1% o quel 15% che dir si voglia di tecnica, da un ascolto con un caro amico o con un mago. Però gestire prima di tutto questi aspetti di empatia, di ascolto, eccetera, ci permette di tenere in considerazione tutte le differenze che ci sono da cliente a cliente. Un esercizio che puoi fare per migliorare questa caratteristica, questa prima parte, lavorare più sulle basi, è proprio il fatto di pensare, ad esempio, a che cosa avresti potuto dire di diverso in certe situazioni, con certi clienti rispetto a ciò che hai detto, e allenarti a creare delle risposte. Quindi un esercizio di pratica deliberata che puoi fare è proprio questo. Prenditi, non nel tempo libero, ma magari 10 minuti al giorno, ti prendi o alla fine di ogni terapia o prima di iniziare il ciclo di sedute di quella giornata, ti prendi 10 minuti in cui pensi a delle sedute che hai fatto, a delle sedute che farai, a delle risposte che potresti dare, a delle tipiche osservazioni dei tuoi clienti e a delle alternative che potresti dare. Una cosa che a me piace fare, per esempio, è farlo in macchina. Io mentre sono in macchina mi do spesso 10 minuti in cui immagino dei dialoghi con dei miei clienti e mi immagino delle risposte alternative che potrei dare a determinate loro risposte o battute o contrapposizioni, contrasti, eccetera. Non per allenarmi con quello specifico cliente necessariamente anche, ma in generale per allenare la capacità di fare questo. La seconda cosa che Miller suggerisce di fare è quello di ammettere di fare errori. Perché i terapeuti che sono più bravi rispetto ad altri ammettono di fare errori, sono pronti a confrontarsi con l'idea di fare errori. Questa è una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle, perché vi assicuro che nel momento in cui, come terapeuti, iniziate a misurare il vostro grado di efficacia, a chiedere ai clienti di darvi dei voti, delle valutazioni qualitative o quantitative, anonime, magari dandogli un Google Moduli con delle valutazioni come faccio io, iniziate a entrare veramente in una forte dissonanza, una forte frustrazione, perché tante situazioni in cui diciamo queste cose sono andate veramente bene, poi ti devi beccare invece l'opinione del cliente che potrebbe non essere concordante con quella che hai tu, con quello che ti aspetti tu. Però ammettere di fare errori ti permette di fare questo, di migliorare. Infatti la prima cosa che puoi fare anche qui come pratica è andare a cercare quali errori puoi aver fatto con un dato cliente e poi fare una pratica ad hoc per migliorare. Non a caso nella famosa scheda clienti, scheda pazienti, ci ho fatto anche un video qualche anno fa, peraltro questa è una versione rinnovata, qua siamo alla versione 3.6 di luglio di quest'anno. Ho inserito da un pochino più di tempo una voce che è proprio qua alla fine di ogni seduta, c'è cioè la voce miglioramenti, perché è uno stimolo per i nostri studenti con cui usiamo questa scheda, proprio pensare alla fine di ogni seduta, in quei 5 minuti in cui compilano questa schedina prima del paziente successivo, scrivere che cosa avrei potuto migliorare in questa seduta. Quindi, uno dei problemi che noi continuiamo osserva Miller, che noi continuiamo a essere formati da decadi nello stesso modo
fare la psicoterapia, cioè come venivano formati i nostri maestri, purtroppo è come ancora oggi noi in gran parte siamo formati, e questo è un problema perché poi non c'è un progresso nella formazione stessa, nonostante ci sono stati progressi nella scoperta di ciò che funziona di più e ciò che funziona di meno. Una cosa che bisognerebbe fare è esporre il prima possibile i terapeuti ai propri pazienti, alle persone, a lavorare con le persone. Questo è uno dei motivi per cui noi nella nostra scuola facciamo tantissima pratica. Vale molto di più che ascoltare dei casi o addirittura vedere dei casi, perché lì ti esponi in prima persona, sei tu che stai praticando, anche nell'ambiente protetto della scuola stessa, con un cliente che in quel caso è un tuo collega, quindi sicuramente è un vantaggio, però ti permette di confrontarti con un'altra persona, con usare determinate tecniche. Anche l'altra persona, noi diciamo sempre fate le verate, non le simulate, fate le verate. Cioè, quando una persona fa un paziente nella nostra scuola, gli diciamo porta te stesso, porta un tuo problema reale, una cosa piccola, tanto non è che devi risolverla qua, ma porta una cosa tua. Perché? Proprio perché se fai una simulata, devi anche simulare l'alleanza terapeutica. Se invece fai una verata, porti te stesso, puoi veramente sentire quanto il terapeuta di fronte a te ti fa sentire ascoltato rispetto a quella cosa. E lo senti veramente, non devi simulare che grado di ascolto senti, che grado di empatia, che grado di collaborazione c'è. E questo è un feedback potente per te, perché poi lo riporti su te stesso. Ah, vedi, non mi piace come mi ha fatto sentire lui, quindi non devo farlo io. Oppure mi piace, quindi voglio farlo anch'io. Ed è un feedback che poi dai ovviamente al tuo collega. E un'altra cosa da fare è sicuramente misurare i feedback sui risultati e sull'alleanza. Questo è fondamentale perché misurare i risultati di ogni seduta, come sta andando, misurare l'alleanza di ogni seduta, come stai andando, come state andando, sono due punti fondamentali per riuscire poi a migliorare. I dati ti servono proprio per questo, perché se no non puoi migliorare. L'intuito, l'idea del sto andando bene è solo il risultato della pratica, però la pratica deve basarsi su qualcosa di dati, cioè sulla misurazione. Peraltro, recentemente dopo averlo letto, mi sto riascoltando, l'ho letto qualche anno fa, mi sto ascoltando nuovamente il libro di Kahneman, Pensieri lenti e veloci, e quanto diamine mi ricorda quanto il nostro intuito è troppo soggetto a fallaci, bias di disponibilità, l'ancoraggio a ciò che ci è capitato di recente o la facilità con cui andiamo a cercare le cose che più ci fanno comodo o scomodo, è una fallacia troppo grande per basarci su quella e dire siamo buoni terapeuti, non siamo buoni terapeuti. E terzo consiglio, infatti, che da mille è cerca un coach nel senso non un coach come professionista, ma una persona, un terapeuta, uno psicologo può essere benissimo, che da esterno ti permetta di confrontarti su quello che funziona di te, che non funziona, che sta andando per bene. Perché la formazione purtroppo è sempre qualcosa rivolta a tanti, e invece per migliorare c'è bisogno di qualcosa rivolto soltanto su di te. Insomma, cose interessanti rispetto al miglioramento come terapeuta. Spero di averti dato qualche spunto. Vai a lavorare sulle basi, empatia, alleanza, ascolto, eccetera, e ammetti di fare errore e trova dei modi per poter ammettere di fare errori. Il primo modo è misura i tuoi errori. Dopodiché usa questi dati di misurazione per cercare di fare della pratica prima e dopo le sedute, in modo che tu sarai un terapeuta migliore durante le tue sedute.